Salve, benvenuti al mio nuovo interattivo richiesto da una mia iscritta. L'interattivo è il seguente: la persona del mio cuore lascerà sua moglie per stare con me? Quindi, questo è un interattivo che interessa a tutte quelle persone che hanno una storia, diciamo, parallela con una persona ufficiale, quindi quando voi siete l'altra. E quindi volete sapere se questa persona con cui presumibilmente avete una relazione lascerà sua moglie o comunque la sua compagna ufficiale per stare con voi. Le varianti sono due. La variante numero uno è il cuore azzurro e la variante numero due il cuore verde. Ovviamente è un interattivo, quindi le energie sono generali, prendetelo un po' come un passatempo. E ovviamente, se volete approfondire una questione, è necessario fare una consultazione personalizzata dove ci sono dei nomi e delle date di nascita. Gli interattivi sono ovviamente energie generali, per cui prendete ciò che vi risuona e lasciate stare ciò che non vi risuona. Allora, iniziamo dalla prima variante, il cuore azzurro, che metterò qua così che voi lo vedete. Allora, vediamo se questa persona lascerà sua moglie per stare con voi. Allora, qui abbiamo una variante, diciamo, un po', complessa. Allora, intanto andiamo a vedere, di chi parliamo. Qui abbiamo, ovviamente, l'energia del mago e del diavolo capovolto. Quindi, comunque, abbiamo una persona, fortemente manipolatrice. Una persona che è abituata a, come dire, a gestire le situazioni come meglio crede, dove appunto riesce anche con l'abilità della parola ad ingannare, specialmente quando si tratta appunto nei sentimenti. Allora, se questa persona del vostro cuore lascerà sua moglie per stare con voi, allora diciamo che le carte mi danno una separazione, quindi comunque questa persona con la moglie, la compagna ufficiale, c'è un blocco molto forte, ci sono delle crisi molto, insomma, profonde, e quindi diciamo che non c'è assolutamente una sorta di equilibrio fra loro due. Questa persona di vostro interesse ha però sentimenti opposti, nel senso che lui comunque ha questi stati d'animo interiori molto, come dire,
questi obblighi che ha con la famiglia e con questa donna che appunto gli fa avere interiormente dei stati d'animo molto pieni di crisi, di ansia, di tormenti, insomma. E per cui lui però vuole prendere in mano questa situazione in qualche modo perché vuole un miglioramento della sua vita e ha conosciuto voi. Evidentemente qui parliamo di una relazione, quella nata con voi, probabilmente potrebbe essere una relazione nata da poco, oppure il sentimento è nato da poco di questa persona verso di voi, o potrebbe essere che questa persona ha un sentimento per voi, ma è un sentimento ancora immaturo, cioè come se non è ancora pronta per fare questo passo di appunto lasciare, anche se con l'attuale compagna, con la moglie o la compagna ufficiale, lui non va d'accordo, c'è in atto la torre, quindi lui pensa di lasciarla, pensa di interrompere questa relazione perché non c'è equilibrio, ci sono tante crisi, tante discussioni, e per lui è come una condanna stare con questa donna, quindi comunque di questo è assolutamente certo. E quello che non è certo è se poi, comunque, anche se lui non va d'accordo con questa donna, però non credo che lui penserà di lasciarla al momento, perché vedo una carta dell'inganno verso, diciamo, verso questa situazione con voi. Ma inganno in che senso? Lui ha dei sentimenti per voi, anche se sono sentimenti immaturi, cioè non sono abbastanza, diciamo, arrivati al punto da poter così comunque abbandonare la sua situazione precedente per voi, perché ancora non ha la certezza che voi siete la donna giusta per lui, perché c'ha questi sentimenti, ma sono sentimenti ancora immaturi, ancora diciamo stanno nascendo adesso. E la carta delle Sibille mi dice che voi comunque siete una persona che nella vostra vita avete tanto combattuta, ma siete anche, diciamo, coraggiosa, siete una guerriera e quindi in qualche modo riuscirete comunque a evitare appunto che questa persona proprio vi possa diciamo raggirare, perché qui con il diavolo capovolto e vicino alla carta del bagatto mi sembra un po' che questa persona vi stia un po' manipolando. E gli angeli del cuore mi indicano che voi dovete comunque, vi consigliano di avere delle conversazioni sincere l'uno con l'altro, con questa persona, dovete in qualche modo tornare liberi, cioè voi vi dovete distaccare da questa persona, dovete operare una separazione, però non, diciamo, magari ecco. Questo potrebbe essere un consiglio per far sì che poi si possa in qualche modo lui, così con il vostro allontanamento, possa essere uno strattone per poter poi cercare una conoscenza più profonda. Insomma, questa persona dovrebbe quasi capire se voi siete importanti per lui tanto a tal punto da lasciare la moglie. Allora, la carta dei cin mi dicono attrazione forte ma ancora immatura. Ecco, queste, guardate le carte come sono sincroniche. Questa carta dei cin va a braccetto con la carta del fante di coppe, che appunto ci indica una persona che ha dei sentimenti, ma questi sentimenti non sono ancora maturi. E quindi lui, la follia giovanile, no? Il numero 4 dei cin. Lui ha questa follia giovanile con voi, evidentemente ha questa voglia, no?
questa relazione, di questa cosa che comunque con voi lui sta bene, però ancora non è sicuro, deve approfondire la conoscenza, perché vedete, anche la carta degli oracoli mi dicono conoscenza profonda, cioè voi se volete in qualche modo fare diventare matura questa attrazione che c'è fra voi e questa persona che è di vostro interesse, dovete approfondire la conoscenza con lui e dovete avere conversazioni sincere. E poi vi dicono anche di tornare ad essere liberi, cioè voi dovete staccarvi, è un momento che dovete riprendere il controllo della vostra vita. E quindi dovete operare una separazione da questa persona per poterlo indurre a prendere una decisione che comunque non avverrà in tempi veloci, perché, come ripeto, il suo amore ancora non è, il suo amore, la sua attrazione è forte, ma ancora è un amore immaturo. Quindi bisogna avere una conoscenza più approfondita per fare delle scelte, in questo caso così importanti. Allora, questa era la prima variante. Ovviamente sono energie generali e quindi dovete un attimino adattare, perché non è che possono risuonare su tutti. Se volete approfondire, dovete richiedere un consulto personalizzato. Allora, andiamo alla seconda variante, il cuoricino verde. Ovviamente se vi siete riscontrati, potete mettermi un like o iscrivermi al mio canale, me ne sarò grata. Così il canale cresce, ho bisogno del vostro sostegno per poter crescere con il canale. Allora, vediamo per la variante numero 2, il cuore verde, che cosa ci dicono le carte. Allora, questa variante mi racconta un po', diciamo, della vostra situazione con questa persona. Allora, diciamo che questa persona in questo momento sta male perché non vede realizzato il suo sogno d'amore con voi. Vedete il 2 di coppe capovolto, quindi lui si sente ovviamente perseguitato dalla sfortuna, ha paura di fallire, di perdervi, e non ce la fa a pensare questa cosa perché prova per voi una, come dire, un'attrazione, no? Vuole comunque una stabilità e voi gli date dei momenti piacevoli, quindi comunque lui con voi prova una gioia in amore e anche intrigo e quindi comunque insomma comunque con voi trascorre dei momenti molto piacevoli. E lui però in questo momento con voi evidentemente vi nasconde qualcosa. Vi nasconde che cosa? Vi nasconde che in questo momento lui non sa come gestire questa situazione fra voi e la donna, diciamo, la sua compagna ufficiale o sua moglie. Quindi vi nasconde appunto questa inconsistenza nei suoi, non so se magari vi ha promesso o vi dice che lascerà la moglie. No,
Lui al momento, anche se mi esce la carta dell'amore nei vostri riguardi, anche se mi esce che siete anime gemelle e potrebbe lui essere la persona giusta per voi, lui non ha ancora nessuna intenzione di fare questa scelta. Anzi, questa scelta la vede una scelta azzardata. E anche se lui soffre di non potervi avere, no? Come lui desidera, come appunto questa carta viene fuori, però lui non può lasciare la famiglia perché evidentemente questa persona, a parte la, diciamo, la moglie, evidentemente ha dei figli, avrà forse dei figli o comunque se non li ha. È comunque molto sensibile, diciamo, al valore proprio della famiglia, no? Del matrimonio. Forse hanno delle cose in comune che lui non vuole perdere. Di fatto, lui vi sta un po' ingannando, diciamo, sotto questo profilo, vi sta ingannando perché non vi vuole deludere, perché non vuole rovinare questi momenti piacevoli che ha con voi. E questo amore crescente che ha, perché per voi, per lui, voi siete come il latte e il miele, no? Siete un'abbondanza, una prosperità. Diciamo che lui ha un'attrazione molto forte per voi, vi trova una donna molto sensuale, è un'unione molto appassionata quella che avete voi due, e quindi, diciamo, vuole avere cura di questa relazione, no? Perché vuole il nutrimento, perché lui da voi vuole il nutrimento, perché voi lo fate stare bene, gli date un benessere, perché? Perché siete anime gemelle. Non vuole che voi perdiate la fiducia in lui, però di fatto lui viene con l'energia della papessa capovolta nei riguardi dell'amore, appunto la carta dell'amore. Lui usa un inganno, vi nasconde che non ha attualmente nessuna intenzione di lasciare la compagna attuale o la moglie. Anche la carta dei Cin comunque mi puntualizzano il valore che quest'uomo, che voi avete nei pensieri, nel vostro cuore, ha per la famiglia, perché mi esce proprio il 37, la famiglia, la carta dei Cin, che appunto mi parla del trionfo dei valori familiari. Anche se comunque questa persona a voi non vi lascerà, cioè lui non vuole perdervi, perché comunque abbiamo detto che vuole il nutrimento da voi, voi lo fate stare bene. Però nello stesso tempo vuole voi, ma vuole anche, almeno attualmente, vuole anche rispettare i suoi compiti, gli obblighi che lui ha nell'ambito della sua famiglia. Quindi, alla domanda se la persona del vostro cuore lascerà sua moglie per voi, attualmente no, anche se mi esce che è innamorato di voi, che voi siete importanti per lui, lui non vuole perdere né voi. Cioè, a voi non vi vuole perdere assolutamente, però in questo momento vi fa credere forse che vuole lasciare la moglie, ma non lo farà almeno in questo periodo, insomma. Poi non so, più avanti le energie cambiano, le cose cambiano e cambiano anche le energie. Ovviamente questo è una stesura generalizzata perché gli interattivi sono generali, quindi prendete insomma con leggerezza anche le risposte. Certamente, se siete qui a vedere questo interattivo, un messaggio dall'universo vuole arrivarvi. Ma se voi volete approfondire la situazione, analizzarla con più dettagliato, più dettagli, insomma, dettagliatamente, è necessario fare un consulto personalizzato. E non certamente potete attenervi a quelli che sono gli interattivi, che sono a scopo di intrattenimento. Allora, io spero che
comunque vi siete, insomma, ho potuto darvi qualche consiglio, che queste varianti, qualche messaggio vi è arrivato. E mettetemi un like se vi è piaciuto, mettetemi un like anche se non vi siete magari ritrovati in quello che pensavate di farlo, perché comunque sono sempre degli interattivi che noi proponiamo così per allietarvi e quindi ci gratificate con i vostri consensi. Iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere e io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo interattivo. Buona serata a tutti. Ciao!